Buon pomeriggio all'informazione locale. Siamo qui come tutti i giorni a darvi notizie su quello che accade, non soltanto quindi nella nostra regione in Campania, ma anche appunto il nostro paese, nazione, insomma, dipende da quale partito ci guardate. Poiché noi abbiamo questa visione abbastanza laica, diciamo quello che accade alla nostra gente, ai nostri cittadini. Sono qui oggi pomeriggio con un amico, posso anche dirlo, un amico radicale, con il quale sono state portate avanti battaglie fondamentali, quindi per l'affermazione di quelle che sono le libertà e i diritti civili di ognuno di noi. Allora, buonasera, buonasera, avvocato Michele Capano. Buonasera Rosa e grazie di questo invito, grazie al monito e di questa occasione di parlare di temi che mi stanno a cuore, ma so che stanno a cuore anche a voi e a te. Allora, Michele, ti do del tu perché ci conosciamo da troppi anni, quindi sarebbe abbastanza ipocrita darci del lei, anche se dovremmo darti del lei. Ma diciamo che dalle notizie di cronaca pare che nonostante anni di intense battaglie, sembra sempre di ritornare al punto di partenza. Di che cosa stiamo parlando? Stiamo parlando appunto della questione TSO. Proprio in una conversazione privata abbiamo un po' parlato del caso Musso, ma prima di arrivare a questo, dato che tu ti sei interessato anche del caso della famiglia Mastro Giovanni, anche della famiglia Esposito, quindi e sei anche fondatore di un'associazione che Diritti alla Follia, innanzitutto io vorrei sapere da te di cosa si occupa appunto l'associazione Diritti alla Follia. Diritti alla follia nasce in ambito radicale quale strumento, come spesso accade per le associazioni che si muovono in ambito radicale, per concentrare l'attenzione su uno dei temi che fanno parte comunque del bagaglio storico dell'attività del movimento radicale, del partito radicale. E si tratta in questo caso, lo accennavi, dei diritti e delle libertà che riguardano i pazienti psichiatrici. Facciamo un passo indietro. All'inizio degli anni 70 esistevano ancora in Italia i manicomi, cioè istituzioni nelle quali, naturalmente per curarli, naturalmente per loro, venivano rinchiusi i soggetti che venivano ritenuti portatori di un disagio psichico che era incompatibile con la vita nella società civile. Questa istituzionalizzazione, intercettando una intuizione ed un movimento che nell'ambito della psichiatria si muoveva da alcuni anni e che vedeva in Franco Basaglia e nella sua attività, prima quale direttore del manicomio di Gorizia, poi di quello di Trieste, e che segnalava la opportunità di un percorso istituzionale diverso per coloro i quali si facevano portatori, erano portatori di questo disagio, il Partito Radicale si rese promotore di una raccolta firme per un referendum che abolisse la vecchia legge dell'inizio del Novecento, che appunto decretava la possibilità di questo internamento in manicomio. Come è spesso poi accaduto nella storia della Repubblica, da quando a partire dagli anni 70, con la legge che aveva dato attuazione alla relativa disposizione costituzionale, era stata prevista la possibilità di indire referendum abrogativi, a partire da quello del divorzio, da quello sul divorzio, che fu il primo referendum che si tenne in Italia nel 1974. Il Partito Radicale aveva poi messo in campo una serie di altri quesiti referendari per ottenere altrettante riforme. E questa campagna cosiddetta degli 8 referendum trovò posto anche questa raccolta firme per l'abolizione dell'istituzione manicomiale. Questo referendum, dicevo, come sarebbe accaduto altre volte, non si celebrò mai, perché il Parlamento ritenne in extremis, a firme raccolte,
di evitarne la celebrazione intervenendo direttamente su questa legge, che quindi, non esistendo più in quanto tale, non consenteva più la celebrazione referendaria. E il Parlamento lo fece con la legge cosiddetta Basaglia, la legge del 78-180, che con un articolato che poi confluì nella legge istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale, nello stesso 1978, la legge 833, aboliva appunto il manicomio. Lo aboliva però, e questo è il problema da cui partiamo, conservando l'istituto dell'internamento coatto, che non avveniva più in manicomio, ma avveniva nei cosiddetti SPDC, servizi psichiatrici di diagnosi e cura, che sono i reparti psichiatrici di alcune aziende ospedaliere, e che prevedeva una procedura per cui, sulla base della proposta di un medico, confermata da altro medico, consentiva al sindaco del luogo in cui il cittadino, il paziente, si trovava, con una ordinanza di disporre per 7 giorni rinnovabili questo ricovero coatto. Intervenendo in quella commissione sanità, allora presieduta da Tina Anselmi, nel 1978, perché questa fu una legge approvata in commissione, Marco Pannella evidenziò nel metodo come si trattasse, era una delle prime, di una truffa tesa a scippare i cittadini che si erano conquistati con la firma quel diritto di esprimersi direttamente, diciamo così, sul tema. E nel merito, che in realtà si faceva rientrare dalla finestra con il trattamento sanitario obbligatorio quello che apparentemente si cacciava dalla porta, che era l'idea della istituzionalizzazione del paziente psichiatrico. E Pannella aveva ragione, perché poi il modo in cui è vissuta questa legge nei decenni successivi ha evidenziato una serie di problemi. Sia l'utilizzazione dello strumento, così come era stato per il manicomio, semplicemente per eliminare dal contesto sociale un soggetto che per diverse più o meno opinabili ragioni era ritenuto disturbante, sia perché si trattava di una procedura, qui forse aggravandosi la condizione della persona rispetto a quello che accadeva con la procedura che presiedeva l'internamento in manicomio, perché si privava totalmente di qualunque garanzia il cittadino che si veniva che si vedeva attinto da questo tipo di procedura. E qui quindi, in continuità con quella azione radicale tesa alla raccolta firme per quel referendum e con quell'intervento di Pannella, negli anni successivi ci si è continuati ad occupare da parte radicale e poi, per quanto riguarda la mia responsabilità, poi da parte mia, della condizione giuridica dei folli, tra virgolette. E qui allora andiamo a diritti alla follia, che in 30 secondi cerca di evidenziare come siano presenti nell'ordinamento e vadano a nostro avviso riformate delle norme che fanno del disagio psichico non un'occasione perché da parte pubblica si tenti di svolgere un'azione di tutela, di salvaguardia in qualche modo, ma fanno del disagio psichico una condizione della quale, tra virgolette, si approfitta per privare la persona di ogni libertà, appunto, e di ogni diritto. Questo noi lo evidenziamo sul piano civilistico, rispetto alla procedura di cui ho parlato, di trattamento sanitario obbligatorio, poi ci vedremo più nel dettaglio. Sempre sul piano civilistico, con le modalità concrete con cui vivono gli istituti dell'amministrazione di sostegno, della tutela, che diventano il primo in particolare, in realtà delle modalità attraverso cui, sulla base della difficoltà psichica di una persona, si priva questa persona di ogni possibilità, non soltanto di decisione e di autodeterminazione sulla propria condizione patrimoniale, ma addirittura si fa, attraverso questo strumento, ragione il disagio psichico per obbligare indefinitamente a cure che sono spesso gradite,
e per rinchiudere le persone in strutture per curarli, da cui di fatto, anche perché sono privati della possibilità di agire direttamente in giudizio, non usciranno mai. Quindi si parla da molti anni di manicomio diffuso a questo riguardo. Il grande edificio manicomiale che simbolicamente testimoniava di questa istituzionalizzazione, con cui battaglia per parte sua lottarono i radicali, non c'è più, ma esistono nelle diverse strutture residenziali, nelle comunità alloggio, tanti piccoli manicomi in cui però quella modalità di esclusione, in modo che non dia nell'occhio come accadeva prima, continua a prodursi esattamente come prima. Infine ci occupiamo, diritti alla follia, di come si tratta, tra virgolette, il folle nel caso in cui commetta un reato. Noi avevamo il fenomeno del cosiddetto ergastolo bianco, che riguardava i soggetti che, avendo commesso un reato in condizioni di incapacità di intendere e di volere, e quindi non essendo meritevoli per il nostro ordinamento di una pena, perché la pena si dà a chi in qualche modo è responsabile di quello che ha fatto, si ritiene che la pena in quanto tale non possa essere quindi comminata a chi si trovava in condizioni di incapacità di intendere e di volere nel momento in cui ha commesso un certo fatto. Però la società si deve difendere da questa persona. E allora lo strumento è quello della misura di sicurezza, con però una non trascurabile particolarità. Mentre si sa quando la pena finisce, perché il soggetto viene reso destinatario dopo la sentenza di un ordine di esecuzione in cui si dice: tu hai avuto 5 anni e uscirai il tale giorno, la misura di sicurezza no. La misura di sicurezza può non finire mai, perché dura, o meglio durava, ora preciserò, fino a quando si ritiene che il soggetto sia ancora socialmente pericoloso. E quindi ecco l'ergastolo bianco. Accadeva che nell'ospedale psichiatrico giudiziario di Aversa si entrasse perché si era dato uno schiaffo, diciamo così, alla propria madre, ma non si uscisse più, perché non essendoci tra l'altro un luogo dove magari la persona poteva essere, tra virgolette, ricoverata e controllata quando fosse uscito, si rinnovavano le valutazioni periodiche di perduranza della pericolosità sociale. E allora questo schiaffo ha spesso corrisposto a 30, 35, 40 anni di internamento in ospedale psichiatrico giudiziario, da cui si usciva quando si moriva. A questo problema, tra virgolette, si è apparentemente posto rimedio di recente con una legge nel 2004 che ha stabilito che le misure di sicurezza detentive, come l'ospedale psichiatrico giudiziario, oggi la residenza per l'esecuzione della misura di sicurezza, non possono avere una durata maggiore della pena che sarebbe stata prevista per il reato ove la persona fosse stata ritenuta incapace di intendere di volere. Se io sono entrato in misura di sicurezza per una lesione, per la lesione sono previsti 6 anni, non mi potete tenere dentro più di 6 anni. Ma la natura tendenzialmente infinita della misura di sicurezza è invece rimasta per le misure di sicurezza, tra virgolette, non detentive, come la libertà vigilata. Ma in realtà le modalità concrete con cui vive la libertà vigilata, molto spesso, corrispondono al fatto che una persona sia obbligata a risiedere presso una certa struttura, sia obbligata anche ad una serie di prescrizioni, anche di carattere medico, e abbia più o meno rilevanti spazi di libertà all'interno della giornata. Poi ci sono casi in cui io personalmente ho visto come avvocato definire libertà vigilata una condizione di internamento continuo all'interno di una comunità alloggio con la possibilità di uscire 2 ore 3 giorni a settimana. Questa è la libertà vigilata, che di libertà ha molto poco. Ebbene, questa libertà vigilata continua a poter essere applicata indefinitamente alle persone. Allora, diritti alla follia dice,
Questo è un esempio di come il disagio psichico, anche nel versante penalistico, non possa rappresentare una condizione che, in quanto di difficoltà, determini un aggravio della condizione sotto il profilo della libertà personale. Una volta Rosa, Raffaele Cutolo si faceva passare per pazzo, tra virgolette, come altri, per andare al manicomio giudiziario, perché lì la condizione di libertà era diversa. Oggi, se viene da me un cliente rispetto a cui questo tipo di profilo potrebbe evidenziarsi, io magari corro a consigliargli di nascondere un'eventuale condizione patologica, se c'è, perché quella condizione patologica oggi è ragione di aggravio delle condizioni di restrizione della libertà e non di facilitazione rispetto alle condizioni di restrizione della libertà come accadeva un tempo. Quindi, ecco, Diritti alla Follia continua questo impegno radicale storico e cerca di continuarlo promuovendo delle riforme che sia sul versante civilistico che sul versante penalistico faccia in modo che non ci sia, rispetto a una condizione già difficile come quella che contraddistingue il disagio psichico, che a questa condizione non si aggiunga l'ulteriore difficoltà di avere a che fare con un potere pubblico che fa di quel disagio psichico ragione per annientare ogni possibilità di libertà e ogni prerogativa personale del cittadino. Allora, grazie Michele per questa diciamo bella esposizione, perché è importante. Tra l'altro io sono anche iscritta e sono una tua attivista, per cui per me era importante fare insomma anche questo appunto, perché oramai siamo vivi da 2 anni ed era importante insomma constatare anche il nostro impegno, un impegno che oggi continua anche, purtroppo continua anche nella cronaca, perché sei l'avvocato di Dario Giuseppe Musso e chiaramente allora io ho visto un po' i video che hanno praticamente sono diventati virali sui social, il video in cui praticamente gli è stato quindi applicato il TSO e ha lasciato veramente le persone basite, sconvolte, ma questa è una realtà che esiste e che noi insieme abbiamo vissuto, anche perché oggi, poi ne parleremo anche dopo, è l'anniversario della morte di Marcello Esposito, di cui ti sei occupato anche tu. Ma parliamo un attimo però di Musso, di questo ragazzo. E cosa è successo innanzitutto, dato che sei il suo legale, quindi puoi spiegarci per filo e per segno, dato che hai parlato con i suoi familiari, e poi chiaramente qual è la situazione sul fronte della contestazione della legittimità sul suo TSO? Sì, oggi pende dinanzi al Tribunale di Agrigento, abbiamo avuto un'udienza oggi che è stata rinviata per motivi tecnici al 25 giugno, un procedimento civile con cui viene contestata la legittimità del trattamento sanitario obbligatorio applicato con un'ordinanza del sindaco di Ravanusa, questo paese in provincia di Agrigento dove vive e risiede Dario Giuseppe Musso, il 2 maggio del 2020. Qui possiamo forse partire evidenziando l'incongruenza di una procedura che oggi, abbiamo detto di un'udienza oggi rinviata il 25 giugno, ci porta a fare valutare da un tribunale la legittimità di un TSO a valle di un TSO già abbondantemente realizzatosi, trascorso. Dario Giuseppe Musso ha subito dal 2 al 9 maggio del 2020 il trattamento sanitario obbligatorio. Magari il tribunale ci darà ragione, vedremo, ma ove mai il tribunale ci desse ragione, così come nei casi in cui il tribunale ha dato ragione alle contestazioni relative alla legittimità del TSO, certamente questo non potrà cancellare i 7 giorni di internamento vissuti da Dario Giuseppe Musso e le conseguenze spesso devastanti anche in termini psichici che esperienze di questo genere determinano. Allora
una delle esigenze che noi portiamo avanti è quella per cui subito, immediatamente, sia possibile un contraddittorio in cui la legittimità di questo provvedimento di privazione della libertà personale sia valutata da parte di un tribunale. Dario Giuseppe Musso è un ragazzo di Ravanusa che fa, tra le altre cose, il rapper, come in un servizio che hanno fatto anche le Iene sulla sua vicenda qualche giorno fa si evidenzia, che ha maturato rispetto al lockdown, alla crisi connessa alla pandemia che abbiamo vissuto, delle legittime opinioni rispetto all'internamento, in questo caso di tutti i cittadini italiani, che ci è stato imposto. E con una serie di video anche molto forti, devo dire che si vede anche un po', diciamo, il gusto del video del rapper in certe, diciamo così, performance, ha innanzitutto sui social manifestato questo suo disappunto, evocato la necessità di reagire rispetto a questa situazione, di uscire di casa, di andare a Roma per contestare la legittimità di quello che veniva inflitto ai cittadini. Questo in una piccola comunità, spesso queste tragedie, perché poi diventano tali, accadono preferibilmente nelle piccole comunità dove tutti si conoscono, può avere creato un certo disagio. Sta di fatto che ad un certo punto Dario Giuseppe Musso scende in strada a bordo della sua auto e con un altoparlante continua il discorso che aveva anticipato sui suoi video. Dice che la pandemia è una sciocchezza, che non bisogna accettare la costrizione ad essere chiusi in casa, che bisogna contestare il governo e che bisogna andare a Roma. Questa scena, che viene ripresa per le strade di Ravanusa anche da alcuni cittadini che stavano sul balcone, ad un certo punto evidenzia come le forze dell'ordine, i carabinieri, si avvicinino a quest'auto, costringano Musso ad uscire dall'auto in una condizione nella quale Musso non oppone resistenza, gettino a terra Musso, e si vede poi una persona con un camice bianco, verosimilmente un infermiere, che fa un'iniezione di sedativo a Musso stesso. Questa iniezione di sedativo, veniamo adesso alle incongruenze giuridiche che noi rileviamo, dovrebbe rappresentare l'avvio del trattamento sanitario obbligatorio, cioè c'è una cura che viene imposta ad un cittadino perché viene considerata indispensabile e che nella specie si avvia attraverso l'iniezione. Poi Musso sarà trasportato nel servizio psichiatrico di diagnosi e cura dell'ospedale Barone Lombardo di Canicattì, dove farà i suoi 7 giorni. Di questo placcaggio e di questo ricovero, alcune ore dopo, vengono a conoscenza i familiari di Musso, e in particolare un fratello, Lillo Massimiliano Musso, che è un collega che fa l'avvocato. Lillo Massimiliano Musso, che è anche impegnato politicamente nel comune di Ravanusa, cerca di capire quello che succede, comincia a telefonare al reparto quando apprende che il fratello è presso questo reparto ospedaliero, ma non riesce ad entrare in comunicazione con il fratello, con delle telefonate che poi lui ha provveduto anche a videoregistrare, a mettere a disposizione di tutti coloro i quali vogliano comprendere certe dinamiche sui social, più volte al giorno, chiamando il reparto, chiedeva delle condizioni di salute del fratello e chiedeva di mettersi in contatto con il fratello. Gli si diceva qualche volta che dormiva, qualche volta che bisognava parlare con un altro. Al quarto giorno di queste telefonate scappa ad un medico in una conversazione che, lui pretende di parlare col fratello, ma il fratello comunque non può venire a parlare perché è legato. Perché effettivamente Musso, quando aveva fatto ingresso in questo reparto, era stato legato mani e piedi ed era legato da 4 giorni, contenuto, come si dice in psichiatria.
ne seguono le reazioni del fratello, poi al settimo giorno, quando ormai la questione ha anche assunto una rilevanza pubblica rispetto a questa azione che era stata anche condotta di pubblicizzazione, di divulgazione da parte del fratello, che chiamava anche perché c'erano i genitori, la madre che era preoccupata delle condizioni di salute del ragazzo, di quello che stesse accadendo. Per cui non soltanto non c'era la possibilità, del resto diciamo l'emergenza Covid ha aggiunto in questo caso una ulteriore ragione a quell'impossibilità di contatto diretto tra i familiari dei pazienti in trattamento sanitario obbligatorio, che peraltro al di là del Covid noi avevamo registrato e denunciato da anni, per cui nessuna possibilità di contatto personale, nessuna possibilità di contatto neanche telefonico. Andando a guardare dentro, diciamo così, quello che è accaduto rispetto anche alle contestazioni che noi abbiamo rivolto al Tribunale di Agrigento, che cosa noi scopriamo e denunciamo? Che il medico, che in questo caso era un medico di famiglia, che come da procedura deve fare la proposta di trattamento sanitario obbligatorio nei confronti di Dario Musso, non lo ha mai visitato. Pare che ci sia stata una telefonata di questa dottoressa al ragazzo, telefonata nella quale poi la dottoressa si è qualificata non come medico di famiglia, ma come dottoressa dei servizi sociali di Canicattì, in cui questa dottoressa ha raccomandato al ragazzo, rispetto alle preoccupazioni che nascevano evidentemente dalla visione dei video, non sappiamo se visti dalla dottoressa o visti da altri che lo abbiano riferito alla dottoressa, raccomandava al ragazzo di stare tranquillo. Dopodiché, per tutta risposta, Dario Giuseppe Musso è sceso in strada, tra l'altro, quindi questa è anche la telefonata che poi ha determinato quei comportamenti reattivi che poi hanno prodotto concretamente il trattamento sanitario obbligatorio. Ma comunque sta di fatto che noi abbiamo denunciato come questa prima visita non ci sia stata, cioè come una dottoressa si sia assunta la responsabilità di proporre un trattamento sanitario obbligatorio per un ragazzo senza visitarlo, essendo pacifico, almeno nella giurisprudenza della Corte di Cassazione, per fortuna, che non esistono visite telefoniche. Tantomeno una visita può in qualche modo essere risolta dalla visione di un video da cui il medico fa, diciamo così, la sua diagnosi. Poi noi abbiamo denunciato che manchi anche la seconda visita del medico che dovrebbe confermare la diagnosi in relazione a cui il primo medico fa la proposta di trattamento sanitario obbligatorio. Perché nella scena di questo famoso placcaggio si vede sì quella che poi abbiamo verificato essere la dottoressa che controfirma la proposta della collega a debita distanza, diciamo così, dal pericoloso Dario Giuseppe Musso. Sì, la dottoressa c'era, ma si vede che i carabinieri prendono il ragazzo, lo buttano a terra, l'infermiere gli fa l'iniezione che dà avvio al trattamento sanitario obbligatorio, ma la dottoressa, poverina, stava lì ad alcuni metri di distanza. Quindi non comprendiamo come si possa dire che questa seconda visita da parte di questa seconda dottoressa ci sia stata. E quindi quella firma in calce alla proposta di trattamento sanitario obbligatorio della collega ci pare essere una firma che corrisponde ad una visita che non c'è stata. Queste due non visite hanno prodotto quelle che a nostro avviso sono due non diagnosi nei confronti di Dario Giuseppe Musso. Infatti la proposta controfirmata di trattamento sanitario obbligatorio evidenzia uno scompenso psichico con agitazione psicomotoria. A parte che l'agitazione psicomotoria nel video non è dato apprezzarla, ma poi non si capisce quale malattia sia lo scompenso psichico. Noi abbiamo un po' spulciato sia la Bibbia psichiatrica statunitense che il famoso DSM, il manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali, sia i manuali di psichiatria che sono in uso a chi in Italia prende la specializzazione in psichiatria. Ci sono decine e decine di disturbi classificati come tali,
non ce n'è uno che si chiami scompenso psichico. C'è il depresso, c'è l'anoressico, c'è quello che ha il decadimento in relazione all'età che avanza, ci sta lo schizofrenico, eccetera, eccetera, eccetera. Ma non c'è quello scompensato psichicamente. Quindi anche sotto questo profilo noi mettiamo in evidenza che queste non visite abbiano prodotto delle non diagnosi. Aggiungo che la dottoressa che fa la proposta era sì il medico di famiglia di Dario Giuseppe Musso, ma era il nuovo medico di famiglia che non aveva nessuna storia di rapporto terapeutico con Dario Giuseppe Musso, non lo aveva visitato mai. La procedura prevede poi l'ordinanza del sindaco. Noi pensiamo che se nella legge è previsto che l'ordinanza la faccia il sindaco non può essere uno che si limita a mettere una firma sotto i medici, ma specialmente all'interno di una comunità piccola, forse è il caso, soprattutto alla luce delle non diagnosi che leggeva, che si prenda il carico di andare a raggiungere questo ragazzo, a parlargli, a vedere se effettivamente ci sono le condizioni stabilite dalla legge per il ricovero coattivo. Nulla di questo è accaduto nel caso concreto e noi abbiamo quindi evidenziato anche il difetto di, tra virgolette, istruttoria da parte del sindaco. La procedura prevede, vado verso la conclusione Rosa, ma questo serve per chiarire quanto i singoli passaggi della procedura, pur una procedura che per noi è inadeguata, siano stati calpestati, diciamo così, in ogni virgola in questa vicenda. Infatti la domanda successiva è chiara, cioè poi dopo ti faccio, una volta che ragioniamo sull'inadeguatezza. Ma chiudo poi con il giudice tutelare, perché questa ordinanza del sindaco poi nelle 48 ore deve essere convalidata da parte del giudice tutelare. La legge dice che il giudice tutelare la convalida assumendo delle informazioni. Qui il giudice tutelare, con un modulino prestampato, tanto quanto era un modulino prestampato quello che è stato riempito dai medici che hanno fatto la proposta, si limita ad una controfirma burocratica. Secondo noi non è questo quello che dice questa sia pur inadeguata legge. Chiudo davvero dicendo che quando questi articoli 33 e 35 della legge Basaglia furono scritti, si ebbe cura di dire che questo trattamento sanitario obbligatorio deve essere eseguito nel rispetto dei diritti civili e politici del cittadino. Sembra una cosa ovvia, ma forse la legge voleva dire, guardate, stiamo attenti alle situazioni in cui noi applichiamo il trattamento sanitario obbligatorio. Perché siccome Dario Giuseppe Musso era lì ad esprimere una opinione politica, per quanto balzana a noi possa sembrare, etichettare come disagio psichico e andare a chiudere una persona in un reparto psichiatrico all'indomani della sua espressione di un'opinione politica è questione molto, molto delicata e sulla quale noi abbiamo interpellato il Tribunale di Agrigento. La stessa legge dice che il trattamento deve essere eseguito nel rispetto della dignità della persona, ma siccome lì c'era una persona che non opponeva resistenza, non si poteva invitarlo a raggiungere un ambulatorio per lì avere un colloquio, quel colloquio che la legge prevede che debba avvenire, e magari lì, non mentre tutto il paese fa il video, braccarlo come una bestia, gettarlo a terra e fargli l'iniezione, perché quella, ahimè, è una situazione che non rispetta la dignità della persona che non a caso è presente all'interno di questo articolato. Allora questa sistematica violazione di tutti i pur inadeguati passaggi della legge del 78 che regolamenta il trattamento sanitario obbligatorio, noi abbiamo chiesto al Tribunale di Agrigento di evidenziare, di analizzare per affermare l'illegittimità di questo trattamento. E devo dire che riteniamo pericolosa la risposta che già nelle costituzioni in giudizio viene da parte del sindaco, così come da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Agrigento, che ha un ruolo, diciamo così, formale all'interno anche di una procedura di questo genere. Facciamo una perizia a Dario Giuseppe Musso per vedere se effettivamente è in una condizione di disagio psichico. Ma amici miei, non è che si può risolvere tutto così. Perché ammesso e non concesso che questa condizione di disagio psichico ci sia,
non è che questo vi autorizza a mettere sotto i piedi la procedura di trattamento sanitario obbligatorio che è prevista. E se voi invece di prendere posizione nel merito delle incongruenze che noi evidenziamo in questa procedura, pensate di cavarvela dicendo: beh, ma tutto sommato lasciamo perdere, adesso vediamo se lui sta bene o no. E questo è il segno, appunto, di quella superficialità che noi vediamo vivere, attenzione appunto, non nella vicenda di Dario Giuseppe Musso che è balzata agli onori delle cronache, ma nella quotidiana applicazione degli almeno 10.000 trattamenti sanitari obbligatori che avvengono in Italia. Ed Qualche appunto, volta ci si alza il Michele, morto. Michele, un attimo, il caso Musso, quindi, me lo hai appena detto, quindi mi hai saltato la domanda, non è un caso isolato, e chiaramente è un caso diffuso, quindi non stiamo parlando di una noce in un sacco, questo è importante, anche se come radicale tu lotteresti con la stessa veemenza per il diritto di uno solo, per carità, e qui alzo le mani. Però quello che io ti volevo chiedere appunto è quali sono gli aspetti della normativa attuale inadeguata che non ti piacciono, a prescindere dal fatto che non sia stata neanche applicata quella. Ma guarda, due cose per tutti, che sono anche quelle che ponendo delle questioni di legittimità costituzionale io ho messo in evidenza nella Costituzione per Dario Giuseppe Musso al Tribunale di Agrigento. La notifica. Quando noi arrestiamo una persona perché l'abbiamo colto nella flagranza di un omicidio che ha commesso, gli dobbiamo dare un foglio in mano in cui gli si dice: io ti sto arrestando, sono la Repubblica Italiana, perché ti accuso di questo reato. Tu hai questi diritti. Questo è il tuo avvocato d'ufficio che io ritengo di avere la sensibilità di darti perché hai diritto di essere difeso anche se tu non lo volessi. Queste sono le prerogative che per difenderti rispetto alle mie accuse tu hai. E lo abbiamo visto mentre ammazzava una persona. Se uno è un paziente psichiatrico che subisce il trattamento sanitario obbligatorio, che attenzione, non è soltanto una restrizione della libertà, analoga a quella di chi viene posto in una cella, è anche una limitazione specifica relativa all'integrità del proprio corpo, perché quel corpo non soltanto viene chiuso in una cella, ma subisce un intervento farmacologico. Quindi noi stiamo facendo un intervento ancora più invasivo di quello che facciamo nei confronti dell'arrestato, con la differenza che questo qui non ha ammazzato nessuno, è soltanto uno che noi riteniamo che non stia bene e debba essere aiutato. A lui noi non riteniamo utile dargli un foglio perché possa leggere i diritti che ha per reagire a questo internamento coatto che noi gli attribuiamo. Tanto è pazzo, che glielo diamo a fare? Magari non è in grado di leggere. E l'avvocato, che glielo nominiamo a fare? Sì, è vero, noi lo stiamo portando in un reparto chiuso e gli stiamo facendo gli somministrando dei farmaci che lui non desidera. Ma qui siamo in un ambito che è esclusivamente sanitario. A che serve l'avvocato? E quindi, con la scusa, ecco la pericolosità della procedura psichiatrica, noi andiamo a privare un soggetto della libertà al di fuori di ogni garanzia, perché la legge e la Costituzione, nell'articolo 13, impongono nei confronti della restrizione alla libertà personale. Allora, se poi pensiamo, per esempio, nel caso specifico, al fatto che c'era uno che teneva un atteggiamento, ripeto, e diceva parole antigovernative, la preoccupazione qui sale. Nelle dittature non c'è mai dissenso politico, ci sono solo casi psichiatrici. Io non vorrei che, per quanto colorita sia la manifestazione di chi non è d'accordo, questo non essere d'accordo diventasse anche in Italia non manifestazione di dissenso politico, ma
caso psichiatrico. Allora noi vogliamo la notifica e, Rosa, vogliamo l'udienza, cioè noi vogliamo che con la notifica ci sia la possibilità subito, nelle stesse 48 ore che sono stabilite per l'arrestato, di andare davanti a un giudice, perché il soggetto, in contraddittorio con un avvocato, abbia la possibilità di dire: ma qui mi stanno fregando, non è vero quello che si afferma, magari per farsi ridere in faccia dal giudice che si rende conto che è pazzo e lo spedisce al trattamento sanitario obbligatorio. Ma viva Dio, questo diritto noi glielo dobbiamo garantire, e non lo dicono, e chiudo su questo, solo i radicali. All'interno di quella organizzazione che si chiama Consiglio d'Europa, all'interno della quale vive la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e la Corte europea dei diritti dell'uomo che vigila sull'applicazione della Convenzione, opera il Comitato di Prevenzione per la Tortura, che rispetto agli standard della Convenzione fa delle visite nei Paesi membri del Consiglio d'Europa. Ripetutamente, nelle sue visite grosso modo quadriennali, dal 2004, il Comitato per la Prevenzione della Tortura, io l'ho scritto al Tribunale di Agrigento, visitando i servizi psichiatrici di diagnosi e cura in Italia, fa le sue raccomandazioni alla Repubblica su quello che si potrebbe perfezionare o che andrebbe corretto e che il Comitato rileva. Andiamo a leggere, abbiamo dovuto fare noi la traduzione in italiano perché non erano disponibili neanche in italiano questi documenti, l'abbiamo fatto come diritti alla folla, che il Comitato dice: guardate, dovete fare l'udienza. Cioè il giudice tutelare deve andare in ospedale, se proprio voi dite che la persona non si può muovere, e lì con gli avvocati deve dire: qui è tutto ok, non c'è problema, avendo fatto parlare la persona e il suo avvocato. Ce lo dice il Comitato di Prevenzione della Tortura da oramai più di 15 anni. Noi pensiamo che cominci a essere il caso di ascoltare questa raccomandazione e inserire l'udienza pubblica e quindi la difesa anche in questa procedura. Parliamo quindi di attività giudiziaria, ma dobbiamo anche chiederci se la comunità degli psichiatri è d'accordo con voi. Scusami, c'è Ilaria Esposito che ti saluta da Londra e ci dice che a 4 anni dalla morte di Marcello si continua nell'essere impreparati ed impauriti. Quindi si è collegata da lì. Io, diciamo così, non so se Ilaria, che saluto affettuosamente, e tu Rosa abbiate visto le immagini che documentano della cattura di Dario Giuseppe Musso, che a me personalmente non hanno potuto non far tornare alla mente la vicenda che ha riguardato Marcello Esposito. Ricordiamo che nel corso, tra virgolette, della esecuzione di un trattamento sanitario obbligatorio, comunque di un intervento nei confronti di una persona che era in modo conclamato un paziente psichiatrico, si intervenne con durezza da parte delle forze dell'ordine, tanto che Marcello Esposito, che poi il caso, a volte il caso poi che detta le tragedie, era uno che si sapeva anche difendere, avvicinandocisi a lui non come ci si avvicina ad un paziente psichiatrico, ma come ci si avvicina ad un criminale, si determinarono poi le condizioni per una pallottola che uccise Marcello Esposito. Poteva succedere la stessa cosa a 4 anni di distanza, lì a Ravanusa, in strada, nei confronti di Dario Giuseppe Musso. Perché lì ci sono le forze dell'ordine, le forze dell'ordine che fanno il placcaggio, e lo fanno nei confronti di una persona, tra l'altro, che qui non oppone nessuna resistenza, e è il caso qui che ci ha aiutato. Forse è stato più savio di quanto vogliano ammettere Dario Giuseppe Musso, perché se invece ci fossimo trovati di fronte, ma io stesso umanamente probabilmente avrei reagito, diciamo così, in modo diverso a quel tentativo di placcaggio, ad un riflesso diverso, anche semplicemente istintivo, da parte di Dario Giuseppe Musso, che cosa poteva succedere? Forse quello che è successo 4 anni fa nei confronti di Marcello Esposito. E la stessa allora impreparazione delle forze dell'ordine, che
che noi abbiamo denunciato e che i familiari e che Ilaria hanno urlato che si sia verificata nei confronti di Marcello Esposito, si è verificata anche nei confronti di Dario Giuseppe Musso. La stessa confusione tra piano di ordine pubblico e piano sanitario che noi abbiamo lamentato nei confronti di Marcello Esposito continua a prodursi nei confronti di Dario Giuseppe Musso. Allora qui vengo agli psichiatri. Di sanitario non c'è niente, perché gli psichiatri o non visitano o stanno a distanza. Quando si arriva in reparto, si arriva in stato di sedazione e si viene anche legati, ma quale significato sanitario può avere questo trattamento sanitario obbligatorio, se non quello di aggiungere l'esperienza di una tragedia magari a una condizione già difficile? Tu hai citato il caso Mastrogiovanni, di cui mi sono occupato come avvocato di parte civile. Lì, in un reparto psichiatrico di Vallo della Lucania, in provincia di Salerno, nel 2009, Franco Mastrogiovanni, dopo 3 giorni e mezzo di contenzione, morì. La Cassazione l'anno scorso finalmente ha stabilito che si trattò di sequestro di persona a carico di medici e di infermieri che lo tennero in quella condizione, che fortunatamente fu documentata lì da alcune telecamere che erano presenti in reparto. Dario Giuseppe Musso, a 11 anni di distanza, ha subito gli stessi giorni di contenzione ininterrotta. Ha subito le stesse cure di cui fu oggetto Franco Mastrogiovanni. È sopravvissuto, ma poteva andare anche diversamente, come andò diversamente per Franco e per Marcello Esposito. Allora, Michele, allora, che cosa dobbiamo fare con questa riforma? Che dobbiamo fare? Credo che bisognerà farlo anche grazie all'aiuto del fatto che alcuni casi di cronaca diventano, diciamo, occasione per sensibilizzare meglio l'opinione pubblica su certe questioni con i cittadini. Perché l'esperienza che io ho è che gli operatori di questo settore, gli psichiatri in particolare, che sono abituati a ritenere questa procedura una cosa loro, in cui non ci devono essere altri tra i piedi, noi non ce li ritroveremo a fianco in questa battaglia. Sono le famiglie che hanno vissuto queste tragedie e chi, guardando delle immagini, può rendersi conto della inadeguatezza di una certa procedura, che devono magari con un'iniziativa di legge, o questo c'ho in testa, popolare, possono fare ripartire il dibattito su questo. Ho visto l'altro ieri la notizia del premio Strega, è stato vinto da un ragazzo che ha raccontato la sua esperienza di trattamento sanitario obbligatorio, Daniele Mencarelli. Magari anche questo ci aiuta a non fare spegnere la luce su quello che accade nei servizi psichiatrici di diagnosi e cura. Grazie a te e al Monito per questa occasione. Allora, Michele, caro compagno radicale, quindi io ti ringrazio che sei stato con noi. Saluto tutti i compagni radicali che ci hanno seguito e non solo, quindi. E noi continuiamo, insomma, a portare avanti, a dare voce, perché fino a quando ce ne sta pure uno solo, insomma, continuiamo ad andare avanti. E ci vediamo quindi per altri appuntamenti e Quando vuoi. anche su qualsiasi altro tema che può essere utile per garantire quindi la difesa dei diritti e delle libertà di noi tutti. Quindi io ti ringrazio, buon pomeriggio e salutami la tua bellissima famiglia. Ciao. Grazie, Ciao, grazie a grazie te. Michele.